Care imbruttite e imbruttiti, ci siamo, tra poco è Natale. La stagione del fatturato tra lacrime e sangue volge al termine e ci aspetta uno dei Natali più sottotono di sempre. Ma siamo sicuri che questo sarà uno dei Natali più tristi? Io vi invito a cercare the bright side, il lato luminoso, il lato bello delle cose, il bicchiere, insomma, adesso anche mi spiegano tutto la pantomima. Io direi quindi di scoprire insieme a voi i pro del Natale 2020. Quante cene, pranzi, aperitivi con amici, colleghi, parenti, amici, colleghi, parenti dei clienti abbiamo paccato. Forse quest'anno si va per il record del mondo. Ecco, tutto bello, certo, jingle bell, jingle bell, jingle jingle cash back. Belli le luci, belli i panettoni. Però il parentato che vedi una volta all'anno, anche se per una volta non lo vedi. Avete per caso ricevuto quest'anno auguri via mail o via WhatsApp? No! E meno male, figa, se no ero continuo, grazie a te famiglia, la bottiglia, l'emotico, la battuta intelligente, dai. Amore, hai visto che bello l'albero della famiglia Bianchi? Grazie a te famiglia, figa, dai, almeno quest'anno sta su da dos. E finalmente possiamo dirlo, quest'anno basta regali di merda, zero calze, zero ciabatte, zero dopo barba, zero giargia schiuma dentro quei cazzo di cestini di vimini, dai. Poi zero fintologie con la zia, oh guarda zia, davvero è quel regalo lì che mi serviva tantissimo. Non è vero, figa, non serviva un cazzo. E a proposito di vimini, quest'anno SCS, solo cesti selezionati, no? Ne facciamo meno, più qualità. E vi chiedo anche un po' attenzione al territorio, chilometro zero, le cose fondamentali, champagne e caviare. Anche perché spumante dolce e torrone ha rotto i coglioni a un'intera generazione. La mia, last point. Avendo smarcato pranzi e cene, quest'anno non avremo neanche i classici 7 kg in più a fine ferie. Per cui non dovremo cadere nella pantomima, oh, devo curare il mio corpo, devo riprendere la mia forma, no, mettiti comodo. A proposito, Nani, Babbo Natale consegnerà tutti i pacchi perché ha l'autocertificazione. Ma ricordate, una cosa vale e varrà, ieri, oggi e domani. Oh, se non ci vediamo più, auguri, tac! Ma figa, ma non è da febbraio che non ci vediamo? Ma che Natale, ragazzi!